Sì, aggiungo solo qualcosina perché è stato detto quasi tutto. La vicenda di Antonio finalmente si conclude, una parentesi che non la considero del tutto negativa, perché è servita per farci conoscere aspetti, aspetti della politica che non conoscevamo, e poi soprattutto persone, perché in questo momento particolare poi è venuta fuori la vera natura delle persone che ti stanno intorno e che magari frequenti tutti i giorni, ed è stato importantissimo. Si chiude un capitolo, ma di fatto noi non l'abbiamo né mai chiuso né mai lo riapriremo, cioè continueremo a fare il nostro percorso. Abbiamo un progetto, il progetto è quello di dare ai cittadini un cambiamento. Abbiamo iniziato con la vincita a livello nazionale, quindi con Antonio e Francesca, che sicuramente ci potranno dare una grossa mano, ma il percorso nostro continua perché abbiamo degli obiettivi. Il principale è quello di liberare Manfredonia da questa classe politica che davvero, più di quello che ha combinato in questi anni, non riesco ad immaginare cosa possa continuare a fare. Mentre noi oggi siamo qui, loro si continuano ad incontrare nelle stanze del comune per cercare di trovare una quadra politica, ma solo ed esclusivamente per capire come si devono spartire gli stipendi di quegli assessorati, e basta, semplicemente quello. Il nostro progetto è un altro, il nostro progetto è quello davvero di liberare Manfredonia da questa gente e affidarla a gente che fino a ieri magari non pensava neanche di scendere in campo, di entrare in politica. Manfredonia ha bisogno di professionisti, ha bisogno di gente che si dovrà mettere in gioco per la prima volta e che davvero dovrà cercare di risolvere le tantissime questioni che hanno portato Manfredonia al dissesto finanziario. I cittadini hanno bisogno di avere delle risposte, non abbiamo più servizi, abbiamo tutti i tributi locali ormai alle stelle, e quelli che si possono continuare ad aumentare, loro non si creano problemi a farlo, nonostante i servizi continuano a rimanere scarsi, restare scarsi. È importante... Per me è peggiore, anzi. Quindi, come dicevo, noi abbiamo continuato a lavorare con Antonio tranquillamente. Questo problema, la sospensione e poi l'espulsione, non ha creato nessun tipo di problema al gruppo locale, non mi riferisco solo a noi portavoce, ma a tutti gli attivisti che hanno continuato a credere nel progetto, e anche a tutti i cittadini di Manfredonia, perché comunque la nostra sede dopo il 4 marzo è sempre stata piena di gente che cercava Francesca, Antonio, noi, gli attivisti locali, quindi praticamente il problema di Antonio a livello locale non è stato mai sentito come è stato sentito a livello nazionale, ma è stato poi, diciamo, strumentalizzato in maniera esponenziale, in maniera esagerata rispetto a quello che poi di fatto era la situazione. Ma a questo purtroppo dobbiamo aspettarcene altre di situazioni di questo tipo. Chiunque si deciderà di mettersi in gioco col Movimento 5 Stelle deciderà di mettersi sotto i riflettori, andranno a scavare sulla vita privata di queste persone, perché purtroppo il Movimento 5 Stelle fa paura, fa paura al sistema, fa paura alla casta, e quindi saranno tutti attenzionati, e magari verrà fuori che qualcuno ha tradito la moglie, oppure qualcuno che da giovane giocando a palla ha rotto la vetrina di qualche negozio e se n'è scappato. Queste sono tutte cose che verranno fuori. All'epoca ci sottovalutavano, quindi alle amministrative scorse, diciamo che la cosa più strana che venne fuori era il collega Fiore che stava fermo sulla moto senza casco, quindi per loro questo faceva notizia. Adesso gli facciamo un po' più paura, quindi andranno a scavare un po' di più nel passato di tutti. Naturalmente qui non ci sono dei santi, siamo degli uomini, tutti quanti hanno vissuto e hanno commesso degli errori, però una cosa è certa, chi decide di mettersi in gioco con il Movimento 5 Stelle lo fa perché crede davvero che può dare un contributo e che può cercare di risolvere i problemi della collettività. Nessuno di noi ha degli interessi personali, nessuno di noi aveva delle ambizioni politiche. Antonio è l'esempio. Antonio l'abbiamo conosciuto
quando è iniziato il nostro percorso subito dopo le amministrative. È stata una persona che ha dato un grandissimo contributo a tutte le attività che abbiamo fatto qui sul territorio, lo sta continuando a fare, naturalmente adesso utilizzando quello che è uno strumento più importante, vista la sua posizione politica attuale. E quando ci sono state le parlamentari, lui, questa cosa la voglio dire, lui fu uno dei pochi che non cliccò sulla piattaforma Rousseau per candidarsi, perché all'epoca il gruppo locale di Manfredonia gli chiese di continuare a fare quello che stava facendo ormai da 3 anni e quindi seguire le attività politiche del territorio. Lo ha fatto senza mai mettersi in mostra, è una persona molto umile, onesta, e quando c'è stato bisogno di Antonio c'è sempre stato, di notte, di giorno, qualsiasi ora. Vi posso garantire che abbiamo preparato denunce, sforzi con l'aiuto dell'avvocato, l'amico Vanni Sarcuni, e di Antonio a qualsiasi ora, perché purtroppo questo, diciamo purtroppo e per fortuna, questo percorso lo facciamo parallelamente alla nostra vita privata, al nostro lavoro, e quindi potete immaginare che essere incisivi e fare delle azioni concrete, c'è bisogno del tempo, e il tempo lo cercavamo, lo cercavamo sempre nelle ore notturne. E quindi Antonio è sempre stata una persona che non ha mai avuto ambizioni politiche, non ha mai, quando gli è stato chiesto di continuare a svolgere quello che è il suo lavoro di supporter al gruppo locale, lui ha accettato e non ha neanche cliccato per le parlamentari online. Poi le situazioni sono un po' cambiate, il gruppo gli ha chiesto di proporsi con la sua candidatura e le cose sono andate come tutti quanti sappiamo. Il movimento sicuramente in fase di campagna elettorale si era un po' preoccupato del danno d'immagine che potesse avere la sua vicenda, che poi è stata anche raccontata in maniera diversa e strumentale rispetto a quello che poi di fatto è, però non ci interessa più, ormai fa parte del passato e non serve neanche più ricordarla. Naturalmente questo danno d'immagine non c'è stato, visto il risultato che abbiamo avuto, il risultato che c'è stato, anche la sentenza finale, è una sentenza poi oggettiva, di fatto non c'era niente, anche chi gli contestava che non aveva avvisato il Movimento 5 Stelle di questa sua vicenda del passato, si è dovuto ricredere, perché di fatto non c'era niente, non c'è ancora tutto, non c'è tutt'oggi niente sui vari certificati giudiziari, e quindi praticamente è stata riconosciuta la sua buona fede su una vicenda che non è stata comunicata, perché di fatto non c'era niente da comunicare. Detto questo, noi siamo felicissimi di poter gridare ai 420 che Antonio Tasso è un deputato del Movimento 5 Stelle, siamo certi di poter costruire un asse tra noi del territorio e loro che stanno a Roma, per cercare di dare risposte più veloci e concrete ai cittadini di Manfredonia e non solo. Io vi ringrazio per essere qui.